Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 27 settembre ricordiamo San Vincenzo de Paoli. Ascoltiamo. Vincenzo nacque il 24 aprile del 1581. Fin da piccolo, nonostante la povertà della sua famiglia, condivideva quanto aveva con i suoi amici e con quelli più sfortunati di lui. Chiamato dal Signore, a 20 anni riceveva gli ordini minori e a 24 il sacerdozio. I primi anni di ministero furono difficili per il giovane prete, ardente di carità, ma necessariamente senza esperienza. Dopo pochi anni accettò la parrocchia di Clichy, dove fece tanto bene, ottenendo mirabili conversioni. Nominato regio cappellano di tutte le galere di Francia, fece di tutto per sollevare i carcerati dalle loro miserie. Confessore d'Anna d'Austria, distribuì 2 milioni in elemosine. Aprì orfanotrofi, ricoveri per i vecchi, ritiri per i malati di mente. Istituì le file della carità. Con il loro caratteristico copricapo, che le faceva assomigliare a degli angeli e a cui le suore hanno dovuto rinunciare nel 1964 per un velo più pratico, allargarono la loro benefica attività d'assistenza ai malati negli ospedali, ai trovatelli, agli orfani, ai forzati, ai vecchi, ai feriti di guerra, agli invalidi e ad ogni sorta di miseria umana. Fondò seminari e riunì in congregazione i sacerdoti che lo aiutavano nelle sue opere e li chiamò preti della missione. Quella di San Vincenzo è dunque una carità che è amore che non distingue tra quello verso Dio e quello verso il prossimo. Una spiritualità, quella vincenziana, che si fonda sulla duplice scoperta di Cristo e dei poveri, sulla coincidenza tra preghiera e azione, un impegno che è nel mondo e per il mondo e si concretizza. Nei 12 capitoli delle regole, Vincenzo ha condensato lo spirito che deve distinguere i suoi figli come religiosi, le cosiddette 5 pietre di Davide, la semplicità, l'umiltà, la mansuetudine, la mortificazione e lo zelo per la salvezza delle anime. Morì all'età di 84 anni, affranto dalle fatiche, il 27 settembre del 1660. La vita di San Vincenzo de Paoli è contraddistinta da tanta, tanta carità e tanto, tanto amore verso i più bisognosi. Di lui ricordiamo questo insegnamento che attingiamo da un suo scritto in cui parla di queste 5 pietre di Davide. Davide, ricordiamo, era il giovinetto che ha sconfitto il gigante Golia armato di una sola fionda. E questi sassi sono la semplicità, la mansuetudine, la mortificazione e lo zelo per la salvezza delle anime. La semplicità, che è qualcosa di complicato, ci sembra. Come si fa ad essere semplici? Il nostro cuore deve fare un percorso di guarigione per poter avere degli occhi semplici, che vedano le cose senza malizia, senza mancanza di fiducia e senza dolore. Molto importante. La mansuetudine, ossia la capacità di lasciarsi anche gestire dagli altri quando riceviamo un'indicazione, quando sappiamo ricevere una critica senza avere queste reazioni un po' violente. La mortificazione, ossia non crederci chissà chi, ma anche se abbiamo delle buone capacità, comunque soppesare il fatto che anche noi abbiamo i nostri limiti, che magari non emergono in tante situazioni come può accadere con altri, ma comunque ci sono e forse è meglio che il Signore ci aiuta un po' così a tenerli nascosti, perché se fossero evidenti come quelli degli altri, chissà se non sarebbe anche peggio. E lo zelo per la salvezza delle anime. Questa è una cosa che dobbiamo riscoprire noi cristiani, perché siamo diventati forse un po' troppo concentrati sulla nostra persona. Magari pensiamo solo alla nostra di salvezza. Invece la missione che ci indica San Vincenzo de Paoli con questa pietra di Davide è appunto quella di tenere a cuore, ma in maniera molto seria e molto prioritaria, anche la salvezza delle altre persone, non solo la nostra. E per la riscoperta di questo zelo e di queste altre capacità che noi dobbiamo sempre mettere in atto, noi ci affidiamo alla sua intercessione. San Vincenzo, prega per noi.